una serata in cui in qualche maniera, a dispetto di un mondo che non vuole ascoltare molto, qui stiamo dando una testimonianza, credo come cittadini ma soprattutto come cristiani, di quanto sia importante ascoltare. Io non penso che Don Marco abbia delle formule magiche per dirci cosa dobbiamo fare nella vita. Però l'atteggiamento di fondo che ci riunisce qui e ci fa stare insieme è quello di dire: ognuno di noi ha da imparare. E questo è un tempo, credo, importante per dire che tutti noi abbiamo, a nostro modo, da imparare qualcosa. L'abbiamo da imparare noi preti, imparare ad ascoltare questo tempo e a imparare a servire il ruolo che il Signore ci ha dato nel mondo ascoltando questo tempo. Avete da imparare ad ascoltare voi genitori, voi adulti, voi nonni, avete da imparare ad ascoltare voi ragazzi. Qui non c'è nessuno che è nato maestro e il Vangelo giustamente dice che uno solo è il maestro. Solo che qualche volta questo maestro importante l'abbiamo fatto come gli ammoniti nella pietra, l'abbiamo messo là nelle nostre tradizioni e non ci parla più. Questa sera abbiamo con noi Marco Pozza, prete starei per dire controcorrente, prete ma anche un prete di immagine. E questa sera qui avete due preti che comunque sono nella comunicazione. Qua, se volete, c'è l'autunno inoltrato verso l'inverno, lì c'è la piena estate, qua c'è il brutto e là c'è il bello. Ma quindi, però vorrei dire davvero che questa sera io mi auguro che le provocazioni che verranno ci stimolino poi anche forse a fare qualche domanda da parte vostra. Parto subito con le domande, chiedendo a Marco. Tanto mi piace che mi chiami Marco, bellissimo. Beh, il nostro vescovo si chiama Domenico, non vuole né vescovo, non fa le crocette, non fa niente, quindi perché noi è. Poi quando ci hanno battezzato io ero Bruno, tu Marco, quindi avanti così, poi la gente lo sa che ci attacca il nome, quindi. Senti Marco, dietro lo schermo della notorietà, che porta sempre comunque a un'enfasi della persona, chi è Marco Pozza? Innanzitutto buonasera a tutti, mi chiedo scusa se mi alzo per rispondere, ma ho dei problemi di deambulazione al contrario, non sono capace di stare seduto, poi mi piace vedere i volti. E è una domanda fantastica questa, e io ringrazio Don Michele perché prima non ha fatto l'errore che quasi tutte le sere viene fatto e che una volta mi piaceva un sacco, oggi lo detesto, è quando ti fanno una beatificazione. Don Marco, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, perché? Perché chi è? Oserei dire il prete, no, l'uomo, no. Chi è questo ragazzo, che magari un giorno diventerà anche uomo, che stasera vi parla? Semplice. È un bambino che da piccolo non sognava di fare il prete, sognava una cosa più grande, sognava di essere felice. Poi un giorno ha incrociato gli occhi di una persona, Beppe, Don Beppe, e quando l'hanno guardato, quel sorriso a quel bambino di 7 anni e mezzo ha regalato una domanda. E se per diventare felice fosse questa la strada? Quel bambino ha inseguito una vita, questo sogno, di diventare un giorno prete. È diventato prete a 24 anni e quando è diventato prete pensava di diventare quel prete che lui sognava di diventare. E qui c'è stato il primo errore, perché appena è diventato prete è stato come scollinare la cima di una montagna, tu ti immagini un panorama bellissimo e tu trovi un panorama opposto. Sono prete da 20 anni e sono un prete che nel suo sacerdozio ha sbagliato. Io nel mio sacerdozio sono caduto, ho delle cicatrici addosso.
sono un prete che ha dovuto fare i conti più di una volta con il suo cuore, oltre che con il cervello, e sono un prete che ad un certo punto si è trovato ad abitare un'oscurità grandissima, l'oscurità del carcere. Io che da bambino sono cresciuto in una famiglia, in una terra, in un ambiente bellissimo, a un pugno di chilometri da qua, dove mi hanno sempre insegnato che chi sbaglia deve andare in carcere, lo devi mettere nella cella, chiudere la cella con la chiave e buttare la chiave nel mare. Non riuscendo a fare di me una persona umile, per amore il Signore mi ha umiliato e mi ha fatto conoscere questa realtà del carcere, 13 anni fa, quando c'era ancora Papa Benedetto XVI al soglio di Pietro. Prima oscurità che ho incontrato nella mia vita. Sono entrato dentro questo mondo, mi chiedo scusa, bruttissimo questo verbo sulle labbra di un sacerdote, questo mondo che non è che non sopportasse, mi chiedo scusa, odiamo, perché se uno sbaglia deve morire. Così ho sempre ragionato. Entro dentro lì e dopo 3 anni sbaglio lì. E dentro a quello sbaglio è successa una cosa che io non avrei mai potuto immaginare nella mia vita. Ho incontrato un uomo e quando il mio sacerdozio era non a pezzi, era in frantumi, mi ha guardato negli occhi e mi ha fatto una domanda. Mi ha detto, ma tu credi in Dio? Ho detto, Papa Francesco, l'unica cosa che ci ho sempre creduto, sul resto ci ho tolto. Lui mi ha guardato e mi ha detto, allora si sistema tutto. Si è seduto vicino a me, ha fatto di un forestiero peccatore un figlio, un nipote, mi ha preso per mano e con una misericordia che io non avevo mai capito, ha ricucito pezzo su pezzo tutto il mio strano sacerdozio. Stasera chi è Don Marco? È un prete che oggi ha cercato di essere il miglior prete possibile. Punto. Questo è il mio curriculum. Non sono stato il prete più bravo del mondo oggi. Non sono stato il prete migliore. Sono stato un prete che oggi, vivendo l'esperienza del carcere fino a poche ore prima di venire qui da voi, ho cercato di essere il miglior prete possibile. E chiudo dicendo che c'era una pagina del Vangelo che io non sopportavo, come non sopportavo, vi chiedo scusa della franchezza stasera, però vedete, non era una battuta, è la verità. Quando tu tocchi per terra, attenzione, non col sedere, il sedere è niente, quando tu tocchi per terra col cuore e perdi tutto e finisci dentro in carcere, perso carriera se la sognavi, perso ambizioni, perso tutto, acquisti la libertà più bella, quella di raccontare la tua storia, di essere un uomo libero. C'è una pagina che io non sopportavo nel Vangelo, esattamente come non sopportavo Papa Francesco i primi 3 anni di Papa, io l'ho conosciuto nel 2016, perché a porta miseria, Dio perdona tutto, perdona questo, e io sono stato un bravo figlio, me la sono presa lì. Non lo sopportavo, perché quella roba della pecorella che si perde e che il pastore che ne lascia 99 là, io ogni volta che la leggevo dico, vecchio, dicevo così a Gesù, no, vecchio, ma vieni sull'altopiano di Asiago a vedere un pastore come ragiona, ma che pastore hai visto in Galilea? Ma secondo te qua si ragiona una visione spagometrica, una più o meno, 99, sta lì. Sapete quando ho capito quella, la bellezza di quella parabola? Quando sono stato io quella pecorella che si è perduta. E credetemi amici, se qualcuno di voi nella vita si è perso, sapete bene che quando tu ti perdi nel buio, dentro ai rovi, nella solitudine nera, io
come le ricordo quelle notti barbare, agitate, maledette del mio sacerdozio, dove sei lì, no, che stringi un cuscino, che ti manca una spalla sulla cui su cui confidarti, che fai a pugni con la tua testa perché di notte dovrebbe riposare, però dovrebbe anche cercare di trovare una soluzione ai problemi raccolti durante la giornata, però dovrebbe anche cercare di guardare il suo corso. È un casino quando tu sei lì e piangi. Tu sogneresti che al mondo esistesse un pastore che lascia 99 sulle 100 e viene in cerca di te. Quando quel pastore, sotto mentite spoglie di un papa, è arrivato nella mia vita, vi dico che quel giorno mi sono vergognato di una cosa. Mi sono vergognato di aver pregato forse il suocero pagano del Dio cristiano fino ad allora. Ma non avevo mai sperimentato che cosa significasse la misericordia di Dio. Per cui questo bambino che c'è ancora dentro di me, bambino che c'è tanti sogni, pensate che l'altro giorno il mio amico Alberto Mattano mi ha fatto questo regalo bellissimo, c'avevo un sogno, e tutti mi prendono in giro a incontrare Laura Pausini. Sono orgoglioso di dire che questo è un sogno, sapete perché? Perché non fa parte della mia felicità, però della mia contentezza sì. E io con i denti voglio difendere la mia umanità di ragazzo, perché se non sono un uomo, dove costruisce il tuo sacerdozio? Quindi gli ho ripetuto tante volte ai miei superiori che questo bambino che è diventato prete, per grazia di Dio, ha fatto voto di povertà, non di miseria. Ha fatto voto di obbedienza, non di servilismo. E ha fatto voto di castità, non di castrazione. Io, della mia affettività e della mia umanità, anche se ferita, scusate, soprattutto perché ferita e cicatrizzata, oggi rendo grazie a Dio. Perché queste cicatrici mi ricordano che se come prete sono un guaritore, vista la mia storia, sono un guaritore ferito. E mi piacerebbe pensare che sentendo la mia storia, come io ho sentito la storia di altri, accadesse quello che accadeva nell'antichità quando una persona si doveva andare a curare per un male. Non c'era internet, non c'erano i manuali. Se una persona nell'antichità soffriva, doveva farsi curare per un tumore al pancreas, sapete come faceva nell'antica Grecia? Andava alla ricerca di un medico che avesse a sua volta subito un intervento al pancreas, perché dicevano, siccome l'ha patito, questo mi capisce bene. E questo bambino, chiudo, sono, penso, 35 anni che ogni mattina che si alza c'è una voce che gli dice, ti ricordi vero la promessa che hai fatto a te stesso? A te stesso, certo che me la ricordo, che piuttosto che essere normale, ho scelto di essere felice, costi quello che costi. Piuttosto che essere un prete normale, a rischio di essere un prete felice, costi quello che costi. Marco, la tua risposta mi bruci alcune domande, ma è giusto che sia così, anche perché parli col cuore, quindi ed è giusto ex abundantia cordis, come dicevano gli antichi, tu butti fuori quello che hai dentro, che poi è anche estremamente affascinante da ascoltare. Però quello che tu hai detto poco fa, a me, vecchio marchione malizioso con due peccati originali, mi faceva venire una domanda, in mente una domanda. Insomma, le ferite, gli errori, le schegge le abbiamo tutti in corpo, cominciando dai giovani, noi che siamo più grandi. Però tu a un certo momento hai avuto la fortuna di incontrare il Papa. Il Papa ti ha voluto bene, sei diventato un po' il suo coccolo, questo ti ha lanciato, ti ha messo in un mondo che ti gratifica. Mi verrebbe, ecco la malizia, ma
prima di arrivare a Roma, magari c'era una parrocchia, c'erano dei confratelli preti, c'era un vescovo, perché noi le nostre ferite non è che abbiamo il Papa, domani ognuno di noi va dal Papa che si sente dire dai la mia tenerezza, tu sei la pecorella, vieni qua. E questo da una parte la domanda diventa una provocazione, perché poi tu nel tuo libro parli di Don Julián, che poi sarebbe Don Giuliano, e dici che è il prete più grande al mondo, più bravo al mondo, però viene da un altro mondo e quindi simbolicamente mi verrebbe da dire che non appartiene a questo mondo. E allora la domanda è duplice. Da una parte c'è una comunità cristiana che fatica ad accogliere la pecorella, dall'altra c'è il tuo privilegio di essere approdato, e poi lo voglio sapere come sei arrivato dal Papa e perché sei diventato il suo coccolo. E in coda la domanda... Però stai inanellando, perdonami, una svista dietro l'altra, ma io una alla volta te le smonto tutte. Ma io sono felice, io faccio le provocazioni partendo da quello bellissimo che tu hai detto. E visto che sei diventato un po' il coccolo del Papa, mi risulta che mi date del tu, o sbaglio? Anche a mio padre io do del tu. Benissimo, mi date del tu, io se vado al Papa non posso dargli del tu. Comunque, tu sei arrivato a questa confidenza con il Papa e io ti chiedo, ma tu hai visto qualche ferita del Papa? Però dovete avere fegato per seguire il discorso. Quando io ho conosciuto Papa Francesco, erano 12 anni che io ero sacerdote. Non ho conosciuto il giorno della mia ordinazione. 12 anni sono tanti. 12 per 365 più minimo, no, se tu 12 lo dividi per 4, è altri 3 giorni bisestivi. In quei 12 anni, cos'è successo nella mia vita? È successo che ho realizzato il più grande sogno della mia vita, quello di diventare prete. E i primi 3 anni li ho vissuti dentro ad una comunità, mi sembra Castellazzano, solo che invece che essere nella prima periferia di Verona era in centro a Padova, dove un bambino, un prete, arrivato dalla montagna, io vengo dall'altopiano di Asiago, ha dovuto scontrarsi con una mentalità cittadina, con tanto cuore, però anche con tanta patina. Sono stati 3 anni bellissimi, 3 anni nei quali ho applicato non la teologia che ho imparato a scuola, perfetta, tra l'altro a me piace studiare, nella vita ho avuto questa fortuna sfacciata, ne ho approfittato, chiusa la parentesi, ho applicato non la teologia perfetta, ma la sapienza spicciola di mio nonno, che diceva, se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Mi sono trovato una chiesa vuota di ragazzi, scopro che in centro a Padova ogni mercoledì sera ci sono 5-6 mila ragazzi, 6 mila ragazzi, città universitaria, perché c'è questo rito dello spritz. Ho fatto un ragionamento all'antica, ma io sono vintage, ho fatto un ragionamento come mio nonno, ho detto scusa ma domenica scorsa ho celebrato messa con quelle benedette 3 vecchiette. Vuoi vedere che su 6.000 ragazzi non trovo uno scemo che mi dà fiducia, domenica sera siamo io e lui più di 3 vecchiette? Ho provato. Ho accettato l'ironia, ho accettato che facessero fatica a crederci, ne sono prete, l'ho accettata. Fa parte del gioco della vita. Però voi non immaginate l'emozione la domenica dopo, quando dal pulpito stavo offrendo la parola di Dio alla mia gente, e ho visto che a un certo punto durante la messa, ma per me era già tantissimo, si è presentato quel ragazzo in compagnia di un amico. Ho detto, cavolo, la chiesa si sta ripopolando, non era più in 3+1, era un 5+1, no? Finita la messa, viene questo ragazzo in sacrestia e mi dice, ma sai che era bella quella pagina che hai letto? Di che romanzo, no? Ma è il Vangelo, è un romanzo, no? Non sapeva forse il Vangelo, no? Bellissimo. E dice, sai, ho portato un mio amico perché l'altra sera mi sei stato simpatico. Dentro di me ho fatto un ragionamento, ho detto, cavolo, la simpatia è una categoria teologica, ho detto. Quindi vuol dire che se io mercoledì mi ripresento, me ne trovo un altro, me lo porto, e questi
dove se ne trova un altro po', cioè siamo in 6 più 3, quindi poi siamo in 12, cioè io sognavo, sta roba qua, partito il principio si è sviluppato, si era riempita la chiesa, solo con un problema tecnico evidente, che si sono avvicinati i ragazzi, si sono allontanati gli adulti. E io ho scoperto una cosa gigantesca, che tutt'oggi, io me la ricordo sempre, e io non sarei un bravo parroco, perché il bravo parroco, no? E sono Claudio, Ago e Fido, la vecchietta, l'adolescente, l'innamorato, l'anziano, il prete strambo, cioè ci devi stare con tutti. Ma se tu avvicini i ragazzi e lontani gli adulti, sei un prete che forse sa toccare un po' il cuore dei ragazzi. Sono stato spostato. Spostato perché? Non mi sono mai chiesto il perché. Quando mi è stata offerta la possibilità di questa borsa di studio, ho detto, io ho un carattere un po' bastardo, no? Se mi battono come un capo, dico, vuol dire che funziona la roba, è mio amore, guarda di più, no? Ho detto, probabilmente il principio è giusto, sì, certo, la modalità, la forma, però avevo capito una cosa bellissima. Avevo capito che il Vangelo, riusciva ancora ad infiammare i cuori dei ragazzi. Bastava fare un piccolo esercizio. Invece che partire dal Vangelo per arrivare alla loro vita, bisognava partire dalla vita loro, perché si risvegliasse il Vangelo. Oh, roba, sapete dove l'ho imparata? A scuola ti hanno insegnato tecniche di come, ma che... L'ho imparata da bambino. Sono figlio di una società matriarcale, finché la mamma con una tetta, no, lo usava come biberon, dall'altra parte c'era la nonna che invece della tetta usavano la storia a fumetti di San Giovanni Bosco e mamma Margherita. La so tutta a memoria quella storia, la no. Quindi bevevo latte la storia. Ma di quella storia mi ricordo una frase. Pensa te, i bambini cosa si ricordano. Mi ricordo quello che mamma Margherita disse un giorno a Don Giovannino, doveva ancora diventare quel grande santo. Gli disse questo. Ma ricordati Giovannino, tu hai la passione per i ragazzi. Ma ricorda quello che ti dice mamma. Se tu vuoi che i ragazzi ti seguano, prima ama ciò che loro amano. E loro, vedendo che tu ami quello che loro amano, vedrai che inizieranno ad amare ciò che ami tu. Inizieranno ad amare Gesù. Così sono partito. Vado la mia valigia, sono andato a Roma, sì, avete ragione, non lo nascondo. Ho sempre avuto non conti in sospeso, assolutamente. Problemi di sentirmi a mio agio dentro a questa chiesa, sì, l'ho sempre avuto. Problema dell'autorità, a me nasce da bambino con mio padre, quindi problema con le autorità, certo, ce l'ho sempre avuto, ma perché? Perché? Infatti ho fatto 3 piccole, in 14 anni di seminario ho fatto 3 piccole gite scolastiche, no? Sono stato sospeso 3 volte, vabbè, ho preso un po' di aria, poi cacciato dalla porta si rientra dalla finestra. Ma perché? Perché? Non perché mi piace fare il bastian contrario. Perché non ho mai accettato che tu per diventare prete debba snaturare la tua persona. Sapete che mi ha salvato in quegli anni? Mi ha salvato un prete. Io voglio bene la mia chiesa, guardate, sono innamorato della mia chiesa, anche se non è quella dei miei sogni, però io voglio, magari domani mattina, magari fra 50 anni, morire sapendo, non che sono riuscito, che ho provato a lasciare la mia chiesa un millimetro migliore di come l'ho trovata, ma voglio farlo da dentro, non sputtanerò mai la mia chiesa, voglio farlo da dentro, ed è molto più difficile. Mi ha salvato Don Beppe. Don Beppe, sapete chi è? Prioli. No, quello è Fra Beppe. Don Beppe era un prete che viveva nel mio paese, Calvene. Un prete che io ho conosciuto, e quando l'ho conosciuto, come tutti i grandi amori della mia vita, l'ho preso in giro. Perché in classe mia 8 bambini, un giorno la maestra ci dice: oggi scriviamo il nome del vostro papà. Seconda elementare. Io dico Francesco, Nadia di Gesù, Martina di Gesù, Ariana di Gesù. Arrivano 2 bambini, papà, Don Beppe. Non ho detto qua,
chiesto se è un po' creativo, un po' di confusione, ho detto no, ci fosse qualche magari sito di informazione cattolica, farebbe un bel articolo. C'è un prete che è papà. Ho detto ma prete, con la mia curiosità me ne sono andato a casa, ho detto scusa nonno, mio nonno è sempre stato il consulente familiare di storia paesana a casa. Scusa nonno, ho detto no, ma stamattina a scuola è successa una robetta, no? Cioè ci hanno chiesto un nome, io ho detto papà, Francesco, ho detto no. E questi qua mi dicevano che il loro papà è dovrebbe. Ho detto, ma i preti possono sposarsi? La risposta del nonno mi ha guardato e ha detto, ah, dovrebbe. Cioè, gli ho visto esplodere il sorriso. Incasso, dopo qualche giorno, mi dico, scusa nonno, ma dovrebbe non esiste veramente? Cioè, mi tormentavo un prete che c'ha dei bambini, mi incuriosiva. Forse per quello che ho sognato di diventare prete, si può, e poi osservare come si può, vabbè, no, mi incuriosiva. E nonno cosa mi dice? Ma guarda che abita in fondo alla nostra via. Ma come, ho detto nonno? E lui mi dice, guarda, sabato prossimo, quando consegni il bollettino parrocchiale, io ero uno di quei bambini che portava il bollettino, vengo anch'io e alla fine te lo presento io. Sì, dopo che sai, io, cioè, mi faccio, guarda, tu bello, bello, mito. Quel sabato andiamo, consegniamo i bollettini, arriviamo verso la fine, mio nonno ha fatto lo stradino al mio paese, quindi tecnicamente c'è questa espressione, poi ve la traduco in italiano, no? Il mio paese dicono che mio nonno sarebbe una delle classiche persone che tacca bottone manca con la boassa, cioè lui con tutti, no? Quindi a un certo punto arrivo verso la fine della mia via e vedo che il nonno si mette a parlare con un signore, guai se vedete, con un signore che è dentro un tombino delle fognature di una casa. Ma sapete che dentro al tombino delle fognature non c'è il pasticcio, il caviale, il tartufo, c'è la merda, c'è la pipì, cioè acque nere, mi chiama mio padre. Era dentro lì, un momento un po' tarchiato, stempiato, grosso, bello nudo, peli dappertutto, c'aveva... dire che erano pantaloncini corti e insultare i perizomiti intimissimi, ancora roba più corta, no? E sì, due stivali di lattice, e questa secchia tirava sugli escrementi e li buttava fuori, si era rotto il tubo, lui per risparmiare, invece di chiamare l'idraulico, ha detto me lo faccio io sto lavoro. Io guardavo mio nonno, dentro di me pensavo, dicevo, beh, sono i più belli anche da guardare. A un certo punto vado lì e gli dico, scusa nonno, se ti disturbo, ma sai che dopo io devo andare a giocare a calcio? Ho detto, no, potresti, dobbiamo andare da Don Beppe. Lui guarda quest'uomo, poi guarda me e mi dice, è lui Don Beppe. Amici, la mia prima immagine di chiesa, un uomo con la sua umanità che puliva il tombino delle fognature della casa dove ancora oggi, dopo 40 anni, vive con i ragazzi che gli affidano gli assistenti sociali e le galere. Quel giorno, dentro di me è partito un cortocircuito, ma sapete perché? Mi ha guardato con un sorriso che ancora adesso mi fa venire la pelle d'oca. È come se quel sorriso mi avesse detto, qui abita la felicità, Marco. Qui, in mezzo alla merda, ma perché? C'è un significato splendido. Dare la vita per amore. Poi scopro che Beppe nella diocesi di Vicenza è stato bastonato, massacrato, è andato a lavorare in officina, in azienda. Dopo 40 anni l'ho visto domenica scorsa, stesso sorriso del 1986. Quella è la chiesa che mi ha fatto innamorare. E a quella chiesa lì ci sono sempre rimasto legato quando... Avete ragione, hai ragione Don Bruno. Quanto ho fatto tanta fatica a trovare il mio posto dentro la Chiesa. Non è difficile trovare un posto, il mio posto. Cioè un posto dal quale cercare di far esplodere tutta la mia umanità mettendola al servizio del Vangelo. Questa è stata la comunità nella quale sono cresciuto. Quando non ho più avuto la parrocchia, sono andato a Roma. È stata una punizione, ma che cosa me ne frega a me? Mi sono trovato una borsa di studio, io perfeziono così nessuno mi mette i piedi in testa. E a Roma ho
ho conosciuto l'esperienza del carcere. Ci sono entrato per fare un piacere ad un prete che era l'unica persona alla quale non potevo dire di no perché mi aveva aiutato in un momento, nel primo momento terribile del mio sacerdozio. Mi dice: guarda Marco, domenica devo seguire Papa Benedetto, potresti andare a celebrare la messa al posto mio in parrocchia? Certo, ho detto Don Giovanni, tranquillo. Mi lascia l'indirizzo, lo metto su Google Maps, arrivo, casa circondariale, Regina Civile. Cazzo, vedi, in galera, devo andare a dire la messa. Sono entrato, non potevo scappare, incontro l'altra faccia di chiesa che ancora oggi mi fa tremare di bellezza, incontro Padre Vittorio, 45 anni quest'anno che è parroco del carcere di Regina Celi, cioè praticamente fa parte dell'arredamento, 45 anni. Mi vede lì sbarbatello, 26-27 anni, mi dice: ascolta, l'occhio è furbo, mi dice, ti ringrazio, detto, no, se vivendo con i delinquenti scopre che è furbo, come avere un master ad Harvard per me, detto, no, mi dice: ricordi solo questo, fai in modo che la bruttezza che incontri non abbruttisca te. Questa è stata la mia chiesa. Papa Francesco, privilegio, volete che vi dica la verità? Sapendo che ci sono le telecamere, magari non l'avessi mai incontrato. Sapete perché? La signora Lina. Saresti già sposato? No, no, magari non l'avessi mai incontrato, perché significherebbe che probabilmente sarei stato come uno dei tanti preti, e ci sono, che è sempre stato fedele al suo sacerdozio. Quindi non è un privilegio questo, questa è stata un'urgenza di Dio, che probabilmente ad un certo punto ha detto: io sto ragazzo, se lo faccio inciampare in qualcosa di doloroso, questo è preparato, reagisce. Io devo metterlo KO con una esperienza scioccante di bellezza. Sono diventato il privilegiato, non me lo sono mai chiesto. So una cosa, che non è stato facile. Per me quella sera partire da Padova in macchina, in piena putiferio mediatico di qualche mio confratello qualche anno fa a Padova, prendere la macchina, andare giù e di fronte a Pietro, e non c'era il tu, e c'era Pietro, e di fronte a Pietro dire: ascolta, questa è la mia storia, almeno tu la devi conoscere, dopodiché dimmi cosa devo fare. Lì è nato quello che poi è nato da quel giorno, fa parte del modo di fare di Dio, che tu sai, ti ricordi dove lo incontri, ti ricordi le lancette dell'orologio, erano le 4 del pomeriggio, dice Giovanni, ti ricordi con chi eri, come eri vestito, ti ricordi quanta gente c'era, com'era il tempo, ti ricordi tutto, ma non potresti mai immaginare dove Dio ti porta dopo quell'incontro. Per cui per me parlare di questa esperienza non è parlare di un qualcosa che mi rallegra il cuore, è parlare di un qualcosa che mi ha preso per i capelli, ed è come se mi avesse messo di fronte allo specchio con Dio e mi avesse detto: se tu perdi la nostra storia, senti di perdere qualcosa. E in quel momento ho capito che perdevo tutto. Così nasce. Televisione non c'entra niente, è venuta dopo. Nasce così. L'unico gesto di umiltà che ho fatto nella mia vita, perché a me piace raccontare le vittorie, non le sconfitte. Però ho detto: Pietro c'è Cristo, non posso mentire. Vada come vada. Provoco Marco, anche se non mi hai risposto e non hai smontato nulla. Primo, perché non so perché il Papa ti abbia chiamato, tu sei partito, e soprattutto vorrei sapere se tu non hai mai visto la fragilità nel Papa. Mi interessava, ma era una curiosità.
Però in realtà la mia provocazione adesso, tu ci hai parlato che ti ha colpito Beppe, passatemi l'espressione, il prete della merda, ti ha colpito Vittorio, il prete del carcere, degli ultimi, e la mia provocazione è ma davanti all'Italia, alla Chiesa italiana, passa di te l'immagine di un uomo vincente, bello, giovane, mediaticamente estremamente visibile, esposto. Quindi in qualche maniera ti viene mai il dubbio che tu in questo momento sei l'immagine un po' esattamente l'opposto del tombino? Aggiungo una seconda provocazione, che è quella, io ho letto il tuo libro alla fine sempre all'improvviso, me lo sono comprato un po' di tempo fa, e tu esordisci nella prima pagina con alcune parole che io dico, se lo sfogliano le suore paoline dopo vanno a lavarsi le mani nell'acqua santa, no? Perché insomma non è che ci giri intorno. E io mi domando, no, questo linguaggio che tu butti dentro abbastanza abbondantemente nei tuoi scritti è un linguaggio forse che oggi è diventato un linguaggio anche molto diffuso presso la gente, che un tempo i ben pensanti, non lo so, o chi ha una certa morale, chiamava volgarità. E questo non ti sto facendo un'accusa, ti chiedo, percepisci oggi la volgarità nella società? Allora, ritorno, perché a me le sviste non piace scansarle. Visto che tu hai letto questo romanzo, Don Bruno, tu avrai conosciuto la storia di Giacomo, che nasce nel romanzo come Don Giacomo. È un prete che ad un certo punto della sua vita, non per gioco, altre sono state le volte in cui ha giocato, non per gioco, si innamora di una ragazza, e questa ragazza per lui diventa una sorta di annunciazione. Io non voglio scansare le domande, io Giacomo lo conosco molto bene. E se io ho incontrato Papa Francesco è perché ho vissuto quello che ha torto. Oggi, certe volte, viene definito con tinte mortali dentro la nostra vita di preti. Io ho vissuto l'esperienza di innamorarmi da sacerdote. Io sono uno di quei preti che da sacerdote si è innamorato. Sì, e non è stato un gioco. Magari fosse stato un gioco. Perché se fosse stato un gioco sarebbe stato un giochetto di una notte. Il problema è il cuore quando si è con la veglia. Il problema è andare a letto la sera e sentire che il tuo cuore è un'arena di combattimento, dove c'è un Dio che dice sei mio e c'è un'altra persona che dice no, è mio. E tu sei il campo nel quale sta avvenendo la nostra battaglia. Non è un gioco. Oggi quella pagina, che non è durata una notte, magari fosse durata una notte, quella pagina è la pagina più bella del mio sacerdozio. Perché se un giorno diventerà un film, e lo sogno, perché tutti noi dovremmo sognare che morti la nostra vita diventi un film, c'è qualcosa al quale la gente si ispiri, non da quanto bella è stata, da quanto è stata credibile. Se la mia storia di sacerdote diventasse un film, la colonna sonora è d'obbligo, ed è quella canzone di Antonella Venditti, quando dice che certi amori, anche quello con Dio, non finiscono mai. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Altro che scansare la vista. Io l'ho incontrato perché sono inciampato in uno sguardo, in un cuore di donna. E la misericordia che quest'uomo ha usato nei miei confronti mi fa sentire fratello e sorella di tutte quelle persone che a torto definiamo situazioni irregolari. Bene, la prima situazione irregolare in quel periodo era quella del prete, non quella di altre persone. Ed è stato per te.
credendomi, ed è un sogno che io inseguivo da bambino, che ho scoperto una cosa bellissima, che se tu in seminario costruisci dei polli da batteria, quello che non vivono da ragazzi, la vita te lo ripresenta da adulto. Qui lui è entrato e ci è entrato con una delicatezza che magari noi preti avessimo nei confronti di chi non ce la fa il primo tentativo a imbroccare la strada della felicità. Ci è entrato senza giudizio e infilandomi in tasca il giorno in cui l'ho incontrato la prima volta con i ragazzi del carcere, infilandomi in tasca un bigliettino che per me è una reliquia, dove c'è scritto: da oggi, se vuoi, nella chiesa non sei più da solo, qui c'è un papà, punto. Coccolo privilegiato. A me verrebbe da fare una domanda a te, ai miei confratelli: a me è capitato di innamorarmi, a voi non è mai capitato di faticare a gestire sta affettività che dentro non ce lo possiamo nascondere? È una sfida, ma certe sere c'è una parete del sesto grado, perché diventi prete a 24 anni, il giorno dopo che diventi prete cosa scopri? Che la gente si è dimenticato che sei un ragazzo, non vede più il ragazzo, vede il prete, e tu c'hai 24 anni. Questa chiesa io ho incontrato, e quando ho incontrato Papa Francesco ho detto: guarda la naturale evoluzione della specie di Beppe. Beppe era dentro le fogne e io dov'ero? E quell'uomo, attenzione, non mi ha detto: Leccio, io fuori. No, si è calato dentro. Qui nasce. E questa è stata la rivoluzione, e ho capito perché io 5 anni prima ho iniziato a lavorare in carcere. Come se il Signore mi avesse detto: vecchio, preparati a familiarizzare con la sconfitta. Perché? Perché ti sto preparando il punto di incrocio della tua storia. Se mi nasce la domanda che il prete che va in televisione sia il contrario di Don Beppe, non solo mi nasce questa domanda, ma mi sono dato anche questa risposta. Io vivo in un mondo che non ha voce, non ha luci ed è conosciuto solo per il male che c'è dentro. Non ha voce, non ha luci ed è conosciuto solo per il male che c'è dentro. Se la vita della sua generosità mi dà la possibilità di fare la cosa più bella, quale? A raccontare il miracolo del bene che nasce dentro al male. Se mi dà questa possibilità, mi metti in mano delle luci, dei microfoni, un pubblico, non solo lo accetto, ma dico grazie. Perché ho bisogno di raccontare ad un mondo che è diventato volgare, non perché un prete nella prima riga del suo romanzo scrive il venerdì sera in paese si andava a fighe. No, non è volgare per questo. Sapete perché è diventata volgare una certa chiesa? Perché ha perso il contatto con il volgo, ha perso il contatto con il popolo. E questo piccolo uomo che arriva dal Sud America, che poi tanto piccolo non è, perché la grandezza non si misura dalla statura, ma dalla vastità di un cuore, se questo piccolo prete diventato vescovo, cardinale, papa, a un certo punto nella sua prima esortazione dice: mi raccomando, rivolgendosi alla chiesa, fate attenzione a non dare risposte a domande che nessuno si pone. È come se volesse parlare alla nuora perché capisca la suocera, come se dicesse: scusate, ma avete capito che non ascoltate più la gente? E pretendete che le vostre risposte attecchiscano. Ora chiudo, io sono prete fortunato perché... perché questi anni di un pontificato difficilissimo da capire, questi anni di un pontificato difficilissimo da capire,
Io li sto vivendo dove? Nel punto prospettico migliore per essere capiti, che è quello dei perdenti, che è quello delle situazioni non irregolari, penali, che sono molto peggio di irregolari. E ascoltando questa storia dalla parte dei perdenti, capisco che certe volte il Signore davvero, no, fa il fuoco con la legna che ha a seconda delle situazioni. Dopodiché io penso che se non c'è gente che si vergogna ad andare in televisione per raccontare che si innamora, si ammoglia, fa figli ogni 5 minuti, o non si vergogna di andare in televisione a mostrare l'ampiezza di gradi delle loro gambe, se non si vergognano loro, perché devo vergognarmi io di andare in televisione a raccontare che quando la storia di una persona incontra lo sguardo di Cristo rifiorisce? Perché mi dovrei vergognare? Fin dei conti, c'è sempre una frase che mi ha affascinato nel Vangelo: quello che voi udite agli orecchi, gridatelo ai tetti. Con un aggravante, che voi mi direte: ma non c'è già la Chiesa che comunica con i suoi organi? Chi l'ha bloccata? Che vada avanti. Ma se io, nella mia piccola storia di prete e della nostra comunità, il buon Dio ci ha fatto incontrare un avventuriere che dice: proviamo ad aprire anche strade nuove, perché io che sono avventuriero nel sangue dovrei tirarmi indietro? Per cui non ho mai vissuto come uno sdoppiamento di personalità, anche perché, e sono sincero, tutto questo è avvenuto quando la mia storia è stata imbragata. Tutto questo è esploso 2 anni dopo che ho incontrato Papa Francesco. E sapete perché? Avete ragione. Per una serata così, per un programma televisivo che fa 1 milione di ascolti, per 10 applausi, uno si può montare la testa. Ma sapete qual è la cosa bella? Che domani mattina alle 8 sono in carcere. Di questa serata nessuno sa niente, della televisione non gliene frega niente, tu sei uno di loro e non ti venerano. E questo mi aiuta a tenere i piedi per terra. Ecco perché senza di loro probabilmente tutto questo diventerebbe una droga. Ma anche in questo, come quel sere così, sono contento di una cosa, di poter essere postino anche di storie che magari non sarebbero raccontate o non avrebbero voce. Io, come gli oltre 200 cappellani che dentro le carceri italiane oggi hanno vissuto il loro Vangelo. Tu ci hai raccontato che sei diventato, non per tua volontà, ma perché ti ha messo lì, sei diventato voce, sei diventato luce di una categoria di persone momentaneamente sconfitte, speriamo momentaneamente. Io sto pensando che molti preti, quelli che sono, non vanno in carcere, sono nelle comunità parrocchiali, dove ci sono genitori che faticano a gestire la crescita dei loro figli, dove ci sono ragazzi, Galimberti direbbe che oggi non sono più viaggiatori, i viaggiatori hanno una meta, sanno dove andare, ma oggi sono delle creature che per colpa di noi adulti tante volte sono dei viandanti, sono dei rom che girano nella vita di qua e di là senza avere una meta dove andare, senza ideali intendomi, capite? È una metafora, no? Ecco, a tu, se da domani ti dicessero esci dal carcere, prendi in mano una parrocchia, fai il Don Claudio di turno, e come guarderesti a queste famiglie che si domandano cosa fare, a questi ragazzi che sono dei viandanti e non sono più dei viaggiatori? Beh, tanto ti dico la verità che se dovessi proprio andare in una parrocchia non ho bisogno di catturarmi la simpatia di nessuno, però permettete di dirvi che sognerei di arrivare alla fine del mio sacerdozio con l'umanità che ci ha addosso Don Claudio. Sognerei. Perché io quando sono arrivato stasera non sapevo nemmeno della sua esistenza.
con uno sguardo mi ha fatto sentire a casa. Sognerei di essere un parroco così, davvero, perché vorrebbe dire che la mia comunità mi vuol bene per l'umanità che ha visto. Cosa direi ai genitori? Ti dico, Don Bruno, non lo so, come non sapevo che cosa dire ai ragazzi carcerati, perché io l'esperienza del carcere non l'avevo mai vissuta. Semplicemente ho fatto quello che fin da bambino altre persone hanno fatto con me. Invece che dirmi vai di là, vai di qua, ti sono messi accanto a me e hanno camminato assieme. Mio vescovo mi dicesse domani mattina vai in una parrocchia, credimi, ci andrei con la stessa identica passione con cui domani mattina entro in carcere, perché io non sono innamorato del carcere, non sono innamorato della parrocchia, non sono innamorato della televisione, io sono innamorato del mio sacerdozio. E in qualsiasi posto tu lo metta, sta certo che io cercherò di farlo brillare nel miglior modo possibile. Dopodiché farei due cose. La prima, ed è un insegnamento che ho ricevuto di terza, quarta mano da Giovanni Falcone, scusami, da Paolo Borsellino, che non ho mai conosciuto di persona, però purtroppo, dico purtroppo, 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 ho conosciuto le storie che hanno cancellato la storia di Paolo. E lui un giorno disse, gli fecero una domanda, gli dissero, signor giudice, Palermo, quando ha saputo che lei sarebbe andato a Palermo, le piaceva? Per un giudice andare a Palermo, come per Cristo avvicinarsi al Golgota, ancora oggi. La risposta di Paolo, Palermo all'inizio non mi piaceva. Ho imparato ad amarla perché sognavo di trasformarla. Principio meraviglioso. Se tu non ami quel pezzettino di terra santa che non è tra Israele, Gaza, Cisgiordania e Palestina, no, pezzettino di terra santa sono sti 2 metri quadrati qua dove io mi svango la vita, dove tu ti svanghi la vita, se io non mi innamoro di una persona carcerata, dei pescatori, degli operai, come posso sognare di trasformarla? Ecco allora quanto mi piace anche oggi sapermi in anticipo che ho perso 6-7 ore della mia giornata ad ascoltare delle bugie dentro al carcere, ad ascoltare i ragazzi che tutti mi hanno detto sono innocente, sono tutti vittime di un grande errore giudiziario. Quanto mi piace. Sapete perché? Perché ascoltando le loro balle, che lentamente poi nasce quella confidenza che ti permette di scendere dentro all'abisso della menzogna e della verità. Questo farei. Li amerei per come sono. E la seconda cosa, se fossi parroco, penso che avrei grossi problemi, grossi, notevoli, ingombranti. Metteteci l'aggettivo che più vi aggrada a portare avanti la pastorale come è fatta oggi. Perché mi sembra quasi di essere una macchina che ha finito la benzina a Verona Est, dovevo arrivare a Castel d'Azzano, ho chiamato il camioncino dell'ACI, mi ha tirato. Questa sensazione, che oggi quando noi entriamo in chiesa non riusciamo più a sentire il brivido di una storia che sta accadendo. Vi faccio una confidenza. Io sono uno di quei preti, ma siamo in tantissimi su questo, grazie a Dio, che quando celebra la messa non capisce più nulla. Non capisce più nulla. Ma c'è un momento in cui io con la mia cafonaggine sento la pelle d'oca che è più alta dei miei capelli. Sapete quando è? Quando io alzo l'ostia. E dietro quell'ostia vedo quei 300 volti dei miei ragazzi che vengono a messa. Li vedo tutti guardare quell'ostia. Sapete che cosa penso?
Sono sincero, non penso subito a Gesù. Penso a Pitagora. Ve lo ricordate quel matematico? Sapete perché penso a Pitagora? Perché tutta la sua avventura di genio è iniziata da una richiesta. Disse: datemi un punto di appoggio e io vi solleverò la terra. Io lì capisco che c'è un punto d'appoggio per risollevare queste storie. Ringrazio Dio che quando celebro la messa certe volte mi commuovo. Perché? Scusate se ve lo dico. In parrocchia hai la sensazione che il Vangelo sia una bellissima storia accaduta 2000 anni fa. Carcere, questa storia accade. Accade. Lì c'è Zaccheo, c'è la pecorella, c'è il buon ladrone, c'è la Maddalena, c'è Maria, c'è Giovanni, c'è Giacomo. Accade. Per cui, se fossi parroco, se mi capiterà, farei piazza pulita di tutto, perché sono arrogante. Butterei via tutto. Sapete cosa, come imposterei la mia parrocchia? Ci ho pensato, forse è per questo che il Signore mi ha detto: aspetta prima di andare in parrocchia. Sapete perché? No, farei 3 cose solo in una settimana. 3 cose. La prima, una lezione divina la sera con un'adorazione. Parola di Dio e Cristo. Prima cosa. Una seconda sera farei un gesto di carità creativo, personalizzato, da rivolgere alla mia comunità. Terza cosa che farei in una settimana, darei appuntamento all'Eucaristia. C'ho la vaga sensazione che funzioni, sapete perché? Perché in carcere è quello che facciamo. Un'adorazione settimanale, un gesto di carità dentro le nostre celle, l'Eucaristia della domenica. Ok, ok. Chiudo con questo episodio. Voi sapete che cos'è il bollettino parrocchiale? Esiste qua? Io ho una cuginetta, figlia di una mia cugina, non va tanto in chiesa, giustamente, quindi il frutto cade poco distante dall'albero. 3 anni fa, nel 2019, la sera di Pasqua, c'è ancora questa tradizione, siamo un po' all'antica, no? Ci diamo appuntamento tutti i cugini che nel frattempo si sono ammogliati, sposati, no? Siamo un centinaio in questa piccola contrada. Celebriamo la Pasqua assieme, ricordando anche tutti i nostri nonni, no? È un modo per vivere la gente di montagna. Quella sera torno a casa e dopo che ero stato a celebrare la messa in carcere, vedo sta bambina, no? Che è lì fuori dalla porta, un pochettino incazzata, come diciamo noi dalle nostre parti, no? Dentro di me ha detto, boh, magari aspettava l'uovo della Ferrero, è arrivato della Kinder, oppure una sottomarca, io non lo so, ho detto, no? Sono arrivato vicino e le dico, facciamo che si chiamasse Valentina, no? Dico, scusa Valentino, ho detto, no, ma c'è cioè, sto muso che gratta per te, ho detto, stasera è Pasqua, volevo dire Cristo è risorto, sorella, però ho detto, non capisci, no? Se lei mi guarda e mi dice, lasciami in pace. Vai tranquillo, ho detto, dopo quando hai voglia, vieni dentro, ti faccio gli auguri, ti ho preso anche l'ovetto Kinder, dopo te lo do dopo, però no. Lasciami in pace. Vado dentro e vedo che viene vicino, no, mi tira indietro. Ah, tutto facciamo subito pace, no? Ha detto, ma perché sei incazzato con me? Ho detto, no, ha risposto suo 7 anni e mezzo. Tu lo sai che io con il prete ho chiuso! Madonna, ho detto, c'hai già le idee chiare? 7 anni e mezzo, ho detto, porca miseria! Ho detto, tu sai che mestiere faccio io, no? Io con il prete ho chiuso. Vabbè, ho detto, tranquilla, tranquilla. Puntiamo sull'umanità, volevo dire sorella, no? Vabbè. Se lui mi dice, ascolta, ma secondo te sono cose da scrivere queste? Ho detto, cosa Valentina? 7 anni e mezzo. Tira fuori dalla tasca della sua tuta il bollettino parrocchiale. Che al mio paese a Pasqua è doppio, no, perché se tutti i riti, ma bello! Con l'evidenziatore aveva cerchiato un avviso! 7 anni e mezzo, devo ancora fare la prima comunione a sta bambina. Tanto non so neanche se l'ha fatta dopo, tra l'altro, no. Ha cerchiato questo e mi dice, scusa, ma ti serve una cosa da scrivere queste qua? Preso in mano i bollettini, ho letto, tra i tanti avvisi. Avviso per i genitori dei bambini della prima comunione, in grossetto. Sotto. Ricordo ai bambini, ai genitori dei bambini che a maggio faranno la prima comunione, che il giovedì santo faremo la lavanda dei piedi, punto, a capo. Raccomando vivamente ai genitori di lavare i piedi dei bambini prima di venire in chiesa, punto. Ragazzi, voi ridete,
tre anni da cappellano, io ho scritto questo, perché noi durante la settimana santa siamo pieni fin sopra i capelli, lavoriamo una settimana all'anno, cioè, quindi cosa fai? Prendi i file del 1960, tagli in colla, tanto giovedì santo è sempre quello, no? Buona creanza! Tanto è vero che mi ha mostrato, ho detto, cioè, perché ti incazzi? Lei mi guarda, mi dice, ma ti sembrano cose da scrivere? Mi ha detto, ma scusa Valentina, ma qual è il problema? Lei mi guarda, mi dice, scusa, ma cosa avrebbe fatto di così grande Gesù? Ma come ho detto, ha lavato i piedi di scemo, ma ti ricordi cosa ti ha spiegato la mamma? Ha risposto a sua 7 anni e mezzo, a uno che c'ha un dottorato in teologia. Oh, dice, a lavare dei piedi puliti sono capace anch'io. A lavare dei piedi puliti sono capace anch'io. Tradotto, ve lo traduco. Dice, ma perché io giovedì santo devo venire a vedere le scenette in chiesa? Muore là, io non ho saputo rispondere. Quest'anno, Pasqua, giovedì santo, mi ha fatto un immenso piacere che prima Don Michele mi ha detto, stamattina ho letto quella pagina. Giovedì santo dico, scusami Don Claudio, grazie, vedo che siete ferrati attentissimi, ragazzi. Giovedì santo di quest'anno, io in carcere per problemi anche economici, perché poi crediamo anche nella sostenibilità dell'ambiente, non ci abbiamo il bollettino parrocchiale, quindi non è che io posso avvisare di quello che faccio, vieni giù in chiesa, no. Racconta. Sì. Vengono giù in chiesa e ci abbiamo 4 messe, perché sono 4 categorie di detenuti differenti, quindi tutto quello che fai lo moltiplichi per 4, assieme con un gruppo di 30 persone che sono la mia piccola, mio piccolo consiglio pastorale. Insomma, arrivo lì, quella mattina, scendono, la messa più frequentata, la celebriamo nel teatro con tutte le gradinate, scendono giù, a differenza delle nostre chiese, prima si riempiono i primi file e poi si sono seduti tutti. Celebro la messa, leggo il Vangelo, cerco di fare attenzione durante l'omelia di non sporcare la bellezza del Vangelo con le mie parole, dico cose essenziali. Poi finito l'omelia, dico ragazzi, mi chiamo ragazzi anche se qualcuno c'ha l'età di mio papà, adesso, guai se qualcuno ride, adesso ho detto no, io rifarò lo stesso gesto che ha fatto Gesù nel Vangelo, l'avete sentito? Adesso ho fatto uno sforzo, ho detto no, io sono Gesù, voi siete gli apostoli, riviviamo questo gesto. Allora voi ragazzi che siete qua davanti, siete una ventina, per favore toglietevi tutte le scarpe e tutti i calzini, piedi nudi, le loro facce rosse dall'imbarazzo, quelli dietro in silenzio a fare così. Mio sacrestano, mio chierichetto mi toglie la veste, la casula, metto la tunica attorno, come si chiama? Grembiule. Prendo la brocca e il catino, comincio. Per favore non ridete. Mi inginocchio, al primo tolgo io il calzino. Sembrava ci avessi il velcro. Gli ho detto di non ridere. Chissà da quanto tempo non si toglieva i calzini quest'uomo. Li ho tolti, lavati, asciugati, baciati. Non ridete, c'è ancora la puzza qua. Passo al secondo, lavo, asciugo, bagno. Il terzo, c'è ancora qui sulla pelle il gonfiore e le vene varicose di quei piedi. Attenzione che finché tu lavi i piedi non puoi guardare le facce. Perché se tu vedessi la faccia di Giuda, dici col cavolo che te li lavo. Invece Gesù li ha lavati anche a Giuda. Tu lavi i piedi, fregatene delle facce. Arrivo ad uno, faccio per toccargli i piedi, lui con un gesto lo mette sotto il banco. Ho detto, guarda Pietro, che ha detto a Gesù, tu non mi laverai mai i piedi a me. E io ho fatto come Gesù. Ho fatto sotto il banco, tirato fuori, lavato, asciugato, baciato. Arrivo all'ultimo, sto per alzarmi, sento la sua mano che mi preme la testa dolcemente in giù. Ora amici, la mia gente con le mani ha fatto dei capolavori nel male, ho detto meglio che stia qui un attimo a vedere cosa succede invece che reagire. Tiene la testa così, nel frattempo c'è un silenzio tomba, anche perché non ci sono i telefonini in
replicarci. Silenzio tomba in chiesa. Si avvicina con la sua testa alle mie orecchie, mi dice una frase che mi ha fatto andare via di testa più di quanto certe donne mi hanno detto ti amo. Si avvicina e mi dice sottovoce, grazie Gesù. Mi sono sentito morire, ho detto io, Gesù, io sono il primo discendente in linea diretta di Giuda, non di Gesù. Questo dice a me, grazie Gesù, tutto. Ma che occhi ha quest'uomo? Finisce, alzo, e lì sono stato orgoglioso di lavorare in televisione, sapete perché? Perché ho visto una scena che nessuna televisione ha ancora mandato in onda. Quegli occhi sembravano i San Pietrini di Roma dopo un acquazzone, lucidi. Ho detto, sono fortunato ad essere prete qui. Finisco la messa, lascio sopra l'altare il grembiule, la brocca, il catino, dico ai miei volontari, ragazzi, andate a casa, come la mamma, no? Finito di mangiare, andate a letto, che poi sistemo io, faccio fatica a dormire, andate a casa, e ci vediamo domani mattina per l'adorazione della croce. Li accompagno fuori, a rientro per andare a finire i colloqui. Passo per la chiesa, aspetta un attimo che sistemo per domani mattina. Entro dentro, boom! Si chiude la porta, cazzo, ma non c'è nessuno. E ho capito che in fatto di agguati devo ancora mangiarne io di polenta in confronto a loro. No! Mi volto, chi c'è? Vladislav. Vladislav. Chi è Vladislav? Innanzitutto è quel ragazzo che quando mi sono avvicinato con l'acqua ha tirato indietro il piede. Prima cosa. Seconda cosa, è un ragazzo che non è cristiano. Terza cosa, sulle spalle due ergastoli, quindi minimo due omicidi. Avrei detto, bastardo. Mi guarda e mi dice, oh ti ho aspettato. Ho visto, detto, cosa ci fai qua? Io ho un dottorato in teologia e sono prete. Mi dice, siediti per favore. Ma dove? Ho detto, siediti, mi dice. Mi siedo, mi guarda e mi dice, adesso togliti le scarpe e i calzini. Come togliti le scarpe e i calzini? Ladislav, ma cioè, togliti le scarpe e i calzini, io stamattina non l'ho fatto. Finché mi ritolgo, mi fa un gesto che io ho detto, ma sono su un film o sono nel Vangelo? Non è cristiano, c'ha due omicidi. Va all'altare, prende il grembiule sporco, lo mette attorno, prende la brocca e il catino con l'acqua sporca, viene davanti a me, si inginocchia, mi lava i piedi. È stata la prima volta, amici, ve lo confesso con vergogna, mi sono vergognato. Sapete perché? Non ridete, erano sporchi i miei piedi. Non mi avevano avvisato di lavarli. Mi ha colto di sorpresa come Gesù ha colto di sorpresa gli amici e come io ho colto di sorpresa loro. Finché me li baciava, sapete, ho pensato chi era stata l'ultima persona che ha fatto quel gesto così. Mi sono ricordato, mia mamma, quando ero bambino. Quando ha finito tutto, lascia per terra tutto, si siede vicino a me, mi abbraccia, io piangevo, e mi dice, guarda, ti chiedo scusa, e dice no. Però, non gli dico scusa a Vladislav, ma come ti è venuta sta roba? Niente, mi dice, stamattina quando ti ho visto fare quel gesto, questo non è cristiano, non avevo mai letto il Vangelo questo. Quando ti ho visto fare quel gesto, quando hai finito, ho detto, cioè, ma adesso c'è qualcuno che li laverà anche a lui i piedi, no? Volevo lavarteli io, però ho detto, magari mi prendono in giro. Allora ti ho aspettato. Perché, secondo me, dice, anche tu hai i piedi sporchi. Mi è venuta in mente mia cuginetta che ha detto, a lavare dei piedi puliti sono capaci tutti. Chiudo. Quando noi ascoltiamo questa pagina del Vangelo non ci fa più né caldo né freddo, purtroppo ci siamo abituati. Parroco arriva, anche Don Michele di turno con la sua umanità, arriva la domenica, il Vangelo secondo Luca, andiamo a dire,
quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: un uomo aveva due figli, noi anzi, adesso uno va a Troia, l'altro sta a casa, fa... sappiamo già tutto, cioè, attenzione, ci siamo abituati alla bellezza, ci siamo abituati alla bellezza. E sapete che cos'è l'abitudine? Me l'ha insegnato un grande amico, secondo me un mistico, anche se la Chiesa non lo riconoscerà mai, ma non importa, è un mistico per quello che riesce a fare nel mio cuore, Charles Péguy. Quando disse l'abitudine, in ogni cosa l'abitudine è una morte a rate. Tu ti alzi la mattina quando ti sei abituato alla vita, ancora prima di prendere la cialda e di metterla nell'anespresso che esca il zuccherino con la... ancora prima di fare questo, corri in comune, vai all'ufficio anagrafe, al responsabile del cimitero e dici: oh, mi raccomando, questa sera cappara, babe, tumba, mi raccomando, tienimila! E sono abituato alla bellezza. Ed ecco perché teologicamente rompe le palle sta roba. Ma noi siamo ancora convinti che il contrario di un popolo cristiano sia un popolo ateo. Non abbiamo capito che il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste. Ora come facciamo a far venire i ragazzi in chiesa? Mi verrebbe da dire: fermo vecchio, hanno appena finito un sinodo. Da dove sono partiti? I numeri! I numeri della volta, bene. Io riflettevo in questo mese e ho detto: il problema sono i numeri di chi non viene o la mancanza di fuoco in chi viene? Ma perché sai, se io sono abituato a mangiare pasticcio e tu mi proponi la minestra, ti dico: vecchio, scusa, quel pasticcio lo lascio se tu mi proponi qualcosa di più grande. Ecco, io ho la vaga sensazione che ci siano delle agenzie educative, purtroppo, che hanno molto meno di quello che abbiamo noi in mano. Noi abbiamo Cristo e la sua parola, che però riescono a far battere il cuore della gente molto più di noi.